primo piano a Milano parliamo di moda ed economia al tradizionale convegno d'autunno organizzato da Panbianco in collaborazione con Intesa San Paolo sulla situazione attuale e sulle prospettive future del mondo della moda e del lusso. Molti i nomi di spicco che si sono riuniti presso la sede della Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte per trattare temi legati alla difficile situazione. Parliamo di numeri con Gaetano Miciché, Carlo Panbianco e Gregorio De Felice. E poi la parola passa a Michele Tronconi e infine Mario Boselli, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana. Come sta andando in questo momento, secondo lei, l'economia italiana? Beh, l'economia italiana non sta andando bene come le economie di tutto il mondo. Stiamo attraversando una crisi complessa che dipende da diversi fattori. Il principale è quello di una mancanza della domanda, quindi si riducono i consumi, vi è un eccesso di capacità produttiva e quindi le aziende faticano. Ci sono dei segnali di tendenza ad uscire probabilmente da questa situazione così pesante già ai primi del 2010, e per quanto ci riguarda stiamo, come Intesa San Paolo, credo ponendo in essere tutte le azioni ordinarie e straordinarie per aiutare le aziende a realizzare i loro progetti. La moda oltre la crisi, in sintesi, quali sono le strategie per competere? Quello che è emerso dalla ricerca è fondamentalmente un prodotto costantemente aggiornato, una politica di comunicazione che continua ad avere un'importanza fondamentale, distribuzione attraverso negozi diretti, anche se in questo momento può esserci un certo rallentamento, e poi direi soprattutto una forte e grandissima attenzione ai prezzi. Perché ovviamente il consumatore non è più disponibile a pagare prezzi elevati e quindi è la ricerca continua di prodotti che abbiano un buon rapporto prezzo e qualità. Dalla giornata di oggi è emerso che comunque il Made in Italy è ancora una carta vincente. Sì, direi che dalla ricerca era emerso anche che all'interno delle 33 aziende esaminate ce n'erano molte che hanno una produzione 100% in Italia. Quindi questo vuol dire che stanno portando avanti strategie di valorizzazione del prodotto italiano, del Made in Italy, e questo credo che sia un po' la loro forza e anche la forza di tante altre aziende che poi seguiranno. Le prospettive per il 2010 sono di un miglioramento dell'attuale fase congiunturale con una ripresa che non sarà una ripresa fantasmagorica, però comunque in deciso progresso rispetto ai brutti dati. L'importante però è trovare le strategie giuste. Da questo punto di vista credo che la diversificazione degli sbocchi, il contenimento forte dei costi produttivi e l'ampliamento della gamma siano le tre strategie vincenti che emergono oggi ascoltando gli operatori del settore della moda. Il nostro è un paese che rende difficile rimanere competitivi sul mercato internazionale, perché abbiamo dei costi, delle zavorre che derivano appunto dal sistema paese che riducono la nostra competitività. Abbiamo il costo dell'energia che è tra i più alti nel mondo, abbiamo il minor netto in busta paga per i nostri dipendenti, per i nostri collaboratori, e il maggior costo aziendale, perlomeno se facciamo un confronto a livello europeo. E che cosa si può fare per migliorare questa situazione? Noi abbiamo bisogno di intervenire su questi fattori competitivi che sono essenziali per riposizionarci sul mercato internazionale, dove abbiamo comunque un grosso appeal. Il Made in Italy è ancora un grosso richiamo, c'è ancora una grossa domanda da parte del consumatore internazionale. Il nostro sistema che cosa può fare per migliorare? Direi, al di là di ciò che noi auspicheremmo ma che non possiamo cambiare, e cioè i consumi, che risolverebbero tutti, perché la madre di tutti i mali
e la mancanza di ordini e di fatturati, io ho indicato tre piste che sono vedere di andare avanti in una collaborazione stretta con le banche, soprattutto quando verranno fuori i bilanci del 2009 che non saranno particolarmente brillanti. Secondo, l'approvazione definitiva del medino obbligatorio per le merci in provenienza extracomunitaria, la cosiddetta opzione 2 della CE. E terzo, un intervento sull'IRAP. Credo che in attesa di interventi strutturali che dalla sera alla mattina non si possono fare, magari una dilazione di un anno sul pagamento dell'imposta, quindi uno stand still come quello che è stato fatto sulle banche, forse in presenza di una situazione così seria si potrebbe considerare. Tanti gli imprenditori di successo che hanno condiviso le loro testimonianze. Abbiamo parlato con Enrico Bracalente, Maurizio Carlino, Brunello Cucinelli, Paolo Fontanelli, Marco Marchi, Claudio Arrea e Franco Penè. Come sta andando il 2009 di Nero Giardini? Il nostro andamento è anche quest'anno, nonostante questa grossa crisi, sta segnando un segno più. Per vedere che numero, se riusciremo a fare le due cifre come abbiamo fatto gli ultimi 10 anni, bisognerà aspettare fine anno, però certamente già è molto positivo che continuiamo a portare il segno più. E quali sono state le chiavi di questo continuo successo? Grossi investimenti nelle risorse umane. Abbiamo sempre sostenuto che all'interno di un'azienda la differenza la fa le risorse umane e le risorse umane di qualità. In quest'ultimo periodo abbiamo incentivato la formazione del personale, abbiamo stimolato il personale coinvolgendolo sempre di più in questo progetto, rendendoli partecipi. Contrariamente al momento che tutti quanti viviamo, Carpisa sta continuando ad incrementare, sta sicuramente continuando ad investire tanto. Investiamo oggi a 360 gradi perché investiamo sì come nelle aperture nuove, che è il nostro business naturalmente, quindi abbiamo in apertura altri 15 punti vendita diretti. La diversità rispetto agli anni precedenti è che investiamo tantissimo nella qualità, nella formazione del personale, e pensiamo che oggi è quello che fa la differenza tra i vari brand che vanno sul mercato, perché il consumatore è molto più attento e noi facciamo di tutto e stiamo cercando di creare una struttura che riesce a soddisfare al massimo la nostra clientela. E quali sono state queste strategie un po' per combattere la crisi che avete attuato? Ma sono stata abbastanza semplice. La prima, ho detto a tutti i miei ragazzi, io provo a non licenziare per un anno e mezzo e spero di aver da voi ancora più creatività, genialità ed essere speciali. E l'altra è stata verso i nostri clienti, dove ho fatto una lettera dicendo: abbiamo collaborato per anni insieme, sono al vostro fianco, possiamo fare qualcosa insieme. Abbiamo cercato di investire in corners, in manifestazioni, in promozioni del prodotto in tutto il mondo. Quindi strategie abbastanza semplici, la cosa più importante è investire nell'uomo. Avete puntato sempre molto sul prodotto. Quanto è importante ricerca e innovazione? Fondamentale, è ancora più importante di quanto non lo sia mai stato, perché soprattutto in questa fase dobbiamo catturare il cliente con una proposta ancora più furba, ancora più innovativa rispetto a quello che storicamente può avere già nell'armadio o può trovare negli altri negozi. Pelletteria, calzature, diversi accessori. Avete intenzione di aprirvi a nuove licenze? Licenze probabilmente no, stiamo spingendo molto sul settore uomo perché riteniamo di avere un grosso potenziale nel business da uomo, con un'offerta che già abbiamo in negozio che è pensata sia per un uomo classico, tradizionale, ma anche un pochino più fashion, un pochino più trendy. E poi sicuramente stiamo spingendo molto sulle calzature. Come sta andando il 2009 di Lujo e quali saranno le prospettive per il 2010? 2009 è assolutamente in tenuta, nonostante i momenti difficili, Lujo si presenta ancora con dei dati assolutamente positivi. Sul 2010 stiamo scontando una crisi, però in virtù di aperture dinamiche su mercati alternativi a quello domestico, crediamo ancora in un 2010 con un segno più. E su quali mercati pensate di puntare?
Beh, certamente per noi una forte opportunità rimane il mercato orientale, dove abbiamo costituito prima della crisi una realtà locale che si chiama Luzhou Asia Pacific, con la chiara intenzione di affrontare con dinamicità quel mercato estremamente importante. Il 2009 sta andando decisamente bene, con i mercati che funzionano meglio recuperiamo quelli dove abbiamo qualche flessione come la Russia o come Hong Kong, però complessivamente saremo sugli stessi valori dell'anno scorso. I segnali per il 2010 sono decisamente positivi, abbiamo già fatto delle raccolte ordini superiori al 2009, per cui insomma, siamo cautamente ottimisti. E dove punteranno gli investimenti? Gli investimenti sicuramente sulla formazione continueremo a investire, faremo anche ulteriori investimenti in comunicazione e sul progetto Retain. Sicuramente anche noi nel 2009, come credo un po' tutti, chi più chi meno, risentiamo di quello che è l'andamento generale dei mercati e della forte caduta nella domanda che si è riscontrata. Non potrà essere un anno come il 2008, tuttavia dal punto di vista dei risultati aziendali contiamo di mantenere una redditività come bottom line, ecco, che per noi è la cosa più importante. E infine abbiamo intervistato imprenditori e manager di prestigio come Giuseppe Miroglio, Michele Norsa, Vittorio Radice, Stefano Sassi e Sergio Tamburini. Come sta andando il 2009 del gruppo Miroglio e quali sono le prospettive per il 2010? Beh, un 2009 certamente non semplice. La nostra è un'azienda che è molto verticalizzata, copriamo tutte le fasi della filiera ed è un 2009 quindi a luce ed ombre. Alcune aree di business stanno soffrendo in maniera particolare della crisi, in particolare mi riferisco all'area del tessuto, l'area industriale. Altre aree come retail fortunatamente stanno subendo in maniera molto più lieve la difficoltà del mercato, anche se gli ultimi segnali non sono certamente positivi e ci fanno vedere al 2010 con qualche preoccupazione. È ancora importante secondo lei, soprattutto all'estero, essere Made in Italy? Ma io direi che è assolutamente indispensabile. Nel nostro caso noi produciamo il 100% in Italia e devo dire che tutti i paesi, non solo i paesi asiatici che sono molto attenti o gli americani, ma vedevo anche la settimana scorsa in Turchia, c'è proprio un'attenzione ad avere la certezza che il prodotto sia Made in Italy. Il prodotto Made in Italy è una garanzia di storia, non è solo la tracciabilità, è un po' la cultura con cui è costruito questo prodotto e credo che sia giusto difenderlo perché è uno dei valori e consente anche di vendere a dei prezzi che non sarebbero possibili se non si fosse così strutturati. Quali progetti avete per il gruppo Rinascente? Tantissimi, abbiamo fatto pochissimo dal momento dell'acquisizione del 2005, abbiamo ancora tantissimo da fare. A febbraio dell'anno prossimo, 2010, apriremo un nuovo negozio a Palermo e poi nel 2012 un grande negozio, un grande magazzino a Roma in centro e continuiamo l'evoluzione del marchio, continuiamo a rifare i nostri negozi e a introdurre nuovi brand continuamente. Come chiuderà il 2009? Il 2009 è più o meno come abbiamo chiuso il 2008, con profitti leggermente in salita. Come sta andando il 2009 di Valentino Fashion Group? Credo come tutti quanti è un anno sicuramente complicato, in cui credo che comunque riusciremo a gestire questo momento di difficoltà sia dal punto di vista dei ricavi, per cui non ci aspettiamo delle riduzioni pesanti del fatturato, e con un'attenzione al costo particolare riusciremo sicuramente anche a garantirci delle performance di redditività adeguate. Ha per noi avuto delle contrazioni significative, soprattutto noi lavoriamo nell'ambito del tessuto laniero per uomo, è l'ambito sicuramente con contrazioni più rilevanti. Dal nostro osservatorio il 2010 si presenta non molto diverso dal 2009, una stabilizzazione, non più una caduta, non ritorniamo ai fasti del 2007 e del 2008.
Qual è la chiave secondo lei per rimanere competitivi sul mercato? Beh, l'innovazione di prodotto senz'altro, un'attenzione maniacale ai costi e direi anche un livello di servizio ovviamente altissimo nei confronti dei clienti. Per questa puntata di Panbianco Week on TV è tutto. Volete scriverci? tv@panbianco.com